Buonasera a tutti, sono molto molto felice di essere qua. Come diceva prima Valeria, mi sono risentito a casa perché Ascoli è stata per me una grandissima esperienza vissuta da calciatore, quindi in una veste diversa. Mi ha insegnato a vivere la passione di questa città, di questa tifoseria e l'ho sentita sempre sulla mia pelle, delle mie esperienze. Ricordo molti momenti difficili, ma che mi hanno aiutato probabilmente anche a farmi conoscere dalla gente, quando non solo non ho mollato, ma ne sono sempre venuto fuori e insieme alla squadra ci siamo tolte veramente tante soddisfazioni. Quindi riparto da lì, dalla voglia di lottare, la voglia di conquistarsi qualcosa e farlo sempre con grande entusiasmo, senza risparmiarsi mai. Questo credo che sia il punto di partenza. E come diceva prima il direttore, credo che questa società abbia fatto degli step importanti in questi anni, si stia sempre di più assestando, costruendo e cementando. E credo che dovremmo tutti ripartire da quella che è stata probabilmente l'immagine, la cartolina dello scorso anno, l'ultima partita, non per il risultato, perché è stato purtroppo negativo, anche se ho seguito la partita e l'Ascoli avrebbe sicuramente meritato qualcosa di diverso, ma per l'ambiente, per quello che questa squadra, lo staff, la società e i tifosi avevano creato insieme. Quindi grande entusiasmo, grande condivisione e so che il pubblico quando decide di dare una mano lo dà per davvero. E qui ad Ascoli l'ho vissuto sulla mia pelle e so che quando spinge, spinge veramente forte. Quindi speriamo di ripartire da questo abbraccio che la squadra è riuscita a sapersi conquistare con tutta la sua gente. Ma allora, la società non mi ha chiesto nulla, mi ha solamente trasmesso grandissima carica e grandissimo entusiasmo. E se sono qua, oggi credo che lo stesso sia stato reciprocamente. Abbiamo parlato poco di tecnica e di tattica, perché quelli credo che siano i discorsi che si faranno dopo, ma molto invece di spirito e di volontà, di motivazioni, di quello che reciprocamente cercavamo nei nostri percorsi e quindi è stato un trovarsi reciproco da questo punto di vista. Allora, l'Ascoli che ho lasciato è stato un Ascoli combattivo ma pieno di difficoltà, perché era credo la parte finale della gestione Benigni, quindi insomma cominciamo a vivere purtroppo delle difficoltà oggettive. L'Ascoli che ho ritrovato invece è una società diversa, una società solida, come dicevo prima, sta costruendo tanto e sta cementando tanto, quindi si sta assestando nel palcoscenico giusto del calcio italiano. E quindi insomma le differenze sono sostanzialmente queste, proprio come proprietà. Ho visto il centro sportivo, quando l'ho iniziato a vivere io tempo fa, era siamo un po' in fase di degrado, oggi invece l'ho visto ampiamente attivo e disponibile per una squadra insomma, di alto livello, non solo di Serie B, perché è veramente completo e può migliorare ulteriormente. L'altra domanda A livello di modulo, era? Ah, il discorso qual è? di. Sì, ma per quello che questa squadra ha fatto, io credo che ci siano delle basi importanti, poi con il direttore vedremo ovviamente quelli che saranno i giocatori a disposizione, però lo zoccolo duro io credo che spinga ad una base di un 4-3 e poi davanti, insomma, capire in base anche agli interpreti, alle qualità degli interpreti che potremmo avere o trovare magari a disposizione del mercato delle soluzioni diverse. Però ecco, non vorrei discostarmi da una base importante che questa squadra ha saputo costruire con grande merito, credo anche soprattutto dello staff tecnico e con le operazioni fatte congiuntamente con la società nel mercato. Quindi, questa squadra ha fatto veramente bene, quindi non è una squadra che va stravolta, va cambiata nelle pedine normali, insomma, di un mercato che cercheremo di fare nel miglior modo possibile, tenendo conto, insomma, di tanti fattori, però non ci discosteremo da quello che è stato un atteggiamento di squadra importante. Ci sono stati diversi momenti dove sono stato molto molto bene e soprattutto dove mi sono sentito parte integrante di quella società e credo che sono stati momenti dove poi sono riuscito anche ad esprimere le cose migliori.
Questo mi ha spinto a magari delle scelte un po' impopolari, no? Lo scorso anno ho sposato un progetto in Serie C, l'anno prima ho scelto di star fermo, ho rifiutato cioè, cose vere, anche la Serie A, Crotone, perché non reputavo cose che potessero coinvolgermi al 100%, quindi ho cercato di seguire, anche per le esperienze maturate negli anni, i posti dove potessi sentirmi a mio agio come persona, innanzitutto, e poi come allenatore. Quindi le persone per me contano molto di più della categoria. E qui ho trovato dal patron al direttore, insomma tutto il resto, le persone che ho sentito mie, quindi insomma, mi sono sentito subito a mio agio. E questo mi ha spinto in questa scelta. Di seguito potrei dirtene 3 o 4 positive, altre magari meno, ma non sarebbe corretto perché credo che sono stato bene dappertutto. E ringrazio tutti quelli che mi hanno dato modo di poter lavorare. Anche per una crescita professionale, Sì, infatti le cose che mi hanno aiutato di più sono state le esperienze negative, non sono state quelle positive, perché nel positivo spesso ci si culla di aver fatto tutto bene, no? E si va a cercare un po' con l'errore. Nel negativo si cerca magari invece di essere un po' più critici. Io di mio sono abbastanza autocritico sempre. E credo che questi 10 anni da allenatore mi abbiano insegnato molto da questo punto di vista. E quindi oggi arrivo come uomo e come allenatore sicuramente molto più maturo. L'avrei preso anch'io Inzaghi, quindi se fosse lui avrebbe fatto bene, perché credo che Pippo sia, vabbè, innanzitutto una grande persona, comunque un bellissimo rapporto e un ottimo allenatore. Detto questo, credo che ogni allenatore debba essere umile e ambizioso, come spero che sarà la mia squadra, nel non sentirsi migliore né secondo a nessuno. Quindi ci sono tante opzioni, tante opportunità. Quando mi hanno chiamato, per me è stata una grande opportunità. Quindi Inzaghi, Mourinho, piuttosto che mio fratello, insomma, tante opzioni che è giusto che una società debba avere, proprio per avere idee chiare. Quindi sono contento di essere qua oggi, poi io mi sento la prima opzione in assoluto, quindi ripeto, se avessi una società io probabilmente prenderei Inzaghi, quindi... Ma guarda, io eguagliare, superare, io credo che vorrei ripartire da quello che Sottil aveva creato, quindi una forte identità, un grande spirito di squadra e un bellissimo connubio con la gente. Questo credo che sia assolutamente quello che vorrei fare e credo sia giusto fare. Faccio ad Andrea i miei complimenti perché ha fatto un grandissimo lavoro, gli faccio un grande in bocca al lupo. Anche lui credo che sia un allenatore molto bravo e una persona a modo. Insomma, nei rapporti che ho avuto con lui è stato sempre molto... mi sono sempre trovato, quindi sono contento insomma, per lui che abbia questa opportunità e sono contento che insomma, abbia liberato un posto che poi sono riuscito a occupare io. Quindi, detto questo, dai, vorrei ripartire da lì. Quindi, ovviamente... un carattere diverso, una persona diversa, magari delle idee diverse, però che il risultato possa essere magari molto simile, quello mi piacerebbe, normale. Ma credo che Dionisio insomma, sia un giocatore importante, l'abbia dimostrato sempre nella sua storia calcistica, quindi è per noi una fortuna averlo qui con noi. Ovviamente ancora non ho parlato né con lui né con gli altri, però spero di trovarlo motivato, voglioso di far bene. Credo che sia uno di quei calciatori che per esperienza possa sicuramente trasmettere tanto al gruppo, un gruppo che come diceva il direttore vorremmo un po' ringiovanire e anche nell'insegna del ringiovanimento chiederemo sicuramente ai giocatori più esperti di essere dei leader a 360 gradi, non solo tecnicamente ma anche nel comportamento, nell'atteggiamento, nello spirito, nel trasmettere il modo di lavorare a tutto il resto della squadra, quindi facciamo affidamento su di lui moltissimo, come lo facciamo insomma sugli altri giocatori un pochino diciamo più grandi, più esperti, diciamo vecchietti. Credo che tutti i giocatori che oggi sono sotto contratto e i giocatori di cui parlava prima il direttore, che la società sta cercando di riscattare, insomma comunque sia di riportare ad Ascoli, rappresentano l'ossatura. Poi oggi dire che il terzino destro sarà Tizio Caio, io credo che noi abbiamo oggi Salvi e Baschirotto, che sono due giocatori che possono essere entrambi titolari, come i nostri centrali, Botteghin, se adesso torna Bellucci, 40, sono dei giocatori importanti e tutti hanno dimostrato di poter essere titolari perché c'è un vissuto prima di me che ha creato questo. Io non voglio stravolgere, io voglio ottimizzare quello che questa squadra ha già fatto perché credo che l'errore più grande sia pensare di
di cambiare tutto. Questa squadra non va cambiata, va completata ovviamente nei suoi pezzettini. E io questo è quello che voglio fare, quindi sono per me quelli dello scorso anno, sono tutti giocatori determinanti. Poi giocherà più partite uno o l'altro, sarà il campo a dirlo, sarà il loro modo di lavorare, sarà il mercato, sarà il loro rendimento, questo sicuramente. Però ripeto, son contento dei giocatori che oggi l'Ascoli ha in dote, questo mi basta. Per numero davanti oggi è, insomma, credo che sia normale, ci sono pochi giocatori sotto contratto, perché credo che sotto contratto ci siano Dionisi, Bidawi e Ilip, insomma, quindi è un reparto che va completato in base a quello che dicevo prima, sceglieremo una strada piuttosto che un'altra, quindi sceglieremo dei giocatori con un certo tipo di caratteristiche, però quello ci siamo presi ancora un po' di tempo. Poi i tasselli andranno a completare un mosaico in base alle uscite, come diciamo prima, Saric piuttosto che un altro calciatore, però difesa centrocampo c'è già, credo, anche numericamente, credo già un buon numero di calciatori, davanti qualcosina andrà fatto e lo faremo. È un campionato difficile, poi molti dicono A2, no, B, Elite, quello che è. Io credo che sia un campionato difficile, difficilissimo per tutti però, perché lo scorso campionato ha detto quello che poi la Serie B dice un po' tutti gli anni, che le squadre retrocesse non sono salite, nessuna delle tre, anzi hanno fatto veramente molta fatica. Questo testimonia che innanzitutto devi capire il campionato di Serie B, lo devi centrare bene e una volta centrato devi tenere il ritmo, che è quello che conta, perché è un campionato dove con i turni infrasettimanali e con il ritmo che c'è in questo campionato, vinci tre partite di seguito, sei lanciato per i playoff ad alto livello, fai due sconfitte e un pareggio e ti ritrovi nella parte bassa della classifica. Quindi credo che sia un campionato difficile per tutti e, come ho detto prima, quello che riguarda me riguarda la squadra. Dobbiamo riuscire ad avere un connubio perfetto tra umiltà e ambizione, avere sempre la certezza che se non facciamo le cose fatte bene possiamo perdere con tutti, se le facciamo invece in maniera giusta, curata, possiamo vincere con tutti. E questo, insomma, ci porterà sicuramente a trovare un equilibrio importante, che è quello che una squadra che per arrivare fino in fondo deve avere. Credo che l'Ascoli lo scorso anno abbia dimostrato proprio questo, un grandissimo equilibrio, ha avuto pochissimi momenti difficili. Ecco, noi dobbiamo cercare di saper convivere con quei piccoli momenti e di averne il meno possibile. Diciamo che la cosa importante è che sia bravo. Io dico sempre, mi dico, ma preferisci i giovani, preferisci i vecchi? No, io preferisco quelli forti. Cioè, se poi un giocatore è forte, ha 16 anni, è ancora meglio. Quindi diciamo che a noi servono giocatori funzionali per quello che noi avremo voglia di fare. Un attaccante, la funzionalità deve essere bravo nel saper giocare con la squadra, essere un giocatore che si mette a disposizione, ma poi un giocatore che finalizza, quindi che faccia dei gol. Credo che Dionisi l'abbia dimostrato. Shaju per me è un giocatore che può assolutamente costruirsi, perché ha ancora pochi gol per quelle che sono le sue qualità. Quindi spero di avere la possibilità di lavorarci, perché secondo me è un ragazzo che ha grandi qualità e che può veramente far tanto, quindi mi piacerebbe molto lavorare con lui. E poi vedremo di prendere non numeri, ma prendere dei giocatori che abbiano un po' quello di cui parlava prima il direttore: fame, voglia, non con la pancia piena, perché abbiamo voglia di vedere gente che viene al campo per divertirsi, ma anche per sputare sangue. Perché le motivazioni fanno la differenza a tutti i livelli. In un campionato come questo, dove l'intensità e i ritmi altissimi la fanno da padrona, gente che non spende tutto e non ha le giuste motivazioni, credo che possano avere il curriculum più importante del mondo, ma non siano poi funzionali.